Il Museo del ciclismo del Ghisallo di Magreglio dal 2 marzo ha riaperto la propria attività. Che anno sarà questo? Lo chiediamo ad Antonio Molteni, presidente della Fondazione Museo del Ghisallo. Ecco, eh, presidente, innanzitutto buonasera. Buonasera a lei, grazie dell'invito. Che anno sarà per il Museo del Ghisallo? Ma noi, noi pensiamo che sia un ottimo anno, anche dalle avvisaglie e dalle prenotazioni e dalle telefonate. Un ottimo anno, perché abbiamo delle collezioni nuove, abbiamo una mostra che è quella sul Tour de France, che sarà una grandissima mostra, poi ne parleremo magari più avanti diffusamente. Abbiamo diverse manifestazioni. La prima manifestazione è una gara dei giovanissimi in collaborazione con la GS Ghisallo e la, sportiva, la Polisportiva Ghisallo al mese di maggio, poi ci sarà la Gran Fondo Casartelli a luglio, eh, ci sarà poi eh, la giornata della bicicletta, sempre in collaborazione con il GS Ghisallo e, e il Santuario e poi il Giro di Lombardia che come tutti gli anni passerà e quest'anno dovrebbe arrivare a Como, quindi il finale sarà il Ghisallo e poi l'altra parte è ancora da sapere in quanto non si sa se si farà il muro o meno. Lei ha accennato al tour, ecco una mostra sul tour, concretamente che cosa potremo vedere? Allora potremo vedere una, una quarantina di maglie gialle. Quindi di vincitori che arrivano tutte dalla parte dalla nostra, qualcuna del santuario, eh, parte da un museo svizzero, parte da un museo belga di Roselar, parte da eh, campioni, come per esempio la maglia gialla di Urli che ce la porterà lui eh, direttamente. In più si potranno vedere una decina di biciclette che hanno vinto il Tour de France. La bici di Cadelevas, la BC di Poggia la BC di la BC di Bartali, due bici di Bartali, la bici di, di Frome di Wiggins, la, diverse biciclette che hanno vinto il Tour de France. Per la, la festa della donna l'8 marzo ehm, ci saranno anche qui delle novità. Ecco quali. La novità è che arrivano delle maglie nuove, noi abbiamo una sezione dedicata al ciclismo femminile che sta diventando un ciclismo molto importante e questa, questa sezione si arricchirà, arricchirà quest'anno di una maglia della VOS, la VOS è una campionessa olandese che è stata campione del mondo sia su strada che in pista che in ciclocross, cioè veramente una, una campionessa a, a, a tutto campo e poi delle maglie storiche, maglie che hanno vinto il Giro di Francia con... Eh, mi sfugge il nome adesso, e, e maglie del Giro d'Italia che eh, ne abbiamo già una quindicina ma dovrebbero arrivare da parte di Sommariva che è stato un gregario di coppie ed è stato il primo direttore sportivo di una grossa squadra ciclistica femminile in Italia parliamo degli arbori proprio del ciclismo femminile cioè stiamo parlando di metà anni 60 fino a fine anni 70 e ci sono delle maglie, delle maglie importantissime che eh, dobbiamo andare a ritirare perché questo signore qua ha una certa età ha superato i 90 da, da qualche anno Aspettiamo l'appuntamento per andare a ritirare queste maglie. E le donne per l'8 marzo potranno entrare. Le donne per l'8 marzo avranno l'ingresso gratuito al museo, e quindi aspettiamo tante, tante donne, tante signore e saremo lieti di ospitarle e di offrirgli un caffè. Ecco quanto il ciclismo femminile è diffuso in Italia. Allora, e anche in Lombardia, ovviamente. Certo, certo. Diciamo che le regioni del ciclismo in Italia sono la Lombardia, la Toscana e il Veneto, le tre regioni importanti. In Italia abbiamo, con precisione non glielo so dire, ma certamente avremo una quarantina di atleti professioniste che corrono in squadre straniere. Purtroppo non abbiamo una squadra italiana di, di primo livello, come non ce l'abbiamo nei professionisti e eh, l'altro no, ieri la, eh, una, un atleta di Seregno, i nomi non mi, mi vengono in questo momento qua ha vinto una, la prima tappa di un tour in Belgio sì ma voi siete stati eh, recentemente proprio in Belgio sì, a fare a Bruxelles sì noi siamo andati a ritirare del materiale per la, per la mostra del tour de France in più questo abbiamo fatto un giro passando da, da la, dalla Svizzera perché c'è un, un amatore che ha una collezione favolosa di biciclette e di maglie. In più siamo stati a Stechene, eh, è un paese dove hanno una cappella votiva come la nostra. Diciamo che la nostra cappella votiva è dedicata ai ciclisti, la Madonna dedicata ai ciclisti, ha poi fatto sì che sorgessero altre di questi santuari dedicati alla protezione dei ciclisti. Sono tutte madonne, quindi questo di Stechene, uno di, di Armagnac e uno in Spagna. Abbiamo fatto questo raduno mh, eh, per uh, risaldare, per uh, così, uh, accostare la, la fatica del ciclismo della bicicletta a, alla parte religiosa, perché ci sono state delle manifestazioni con, uh, con la parte religiosa e nel contempo abbiamo ritirato del materiale, eh, due trofei e delle maglie dal Museo di Roselar che ce le ha prestate per, per la, la mostra del, del Tour de France. Sì, ma quest'anno eh, sappiamo che inizieranno i lavori per il Belvedere, costo di un milione. In cosa consistono questi lavori? Allora, io ho visto il progetto preliminare, è eh, un buon progetto, praticamente viene riqualificato tutto. Il piazzale eh, verrà fatto una, una via pedonale di 3 metri se non mi sbaglio di larghezza dalla parte d'ingresso del parcheggio fino al monumento con eh, all'esterno di questo di questo passaggio qua verranno posizionati questa è una nostra idea, non è nel progetto, ma è una nostra idea, una nostra voglia, verranno posizionati i busti di campioni, perché noi abbiamo solo il busto di Magni, di Coppi, di Bartoli e di Binda, poi vabbè, il busto di Don Farina e il busto di Don Ermelindo, che è chi ha iniziato tutta questa cosa. Eh, noi vorremmo mettere anche dei busti stranieri, perché... Ehm, sulle 11.000 persone che sono entrate l'anno scorso a visitare il museo, eh, diciamo che abbiamo staccato il biglietto perché chiediamo da dove provengono per dargli, abbiamo sette lingue di brochure. E abbiamo avuto più di 7.500 stranieri. Per cui diventa internazionale? È internazionale. Il ghisallo è più conosciuto all'estero che in Italia ed è importantissimo a nostro modo di vedere. Poter dedicare eh, a ciclisti famosi, ciclisti campioni francesi, spagnoli, belgi. Già abbiamo qualche abboccamento con la Francia, la federazione francese e quella inglese per la posizione di due busti. Eh, a me viene in mente quando Fiorenzo Magni ha iniziato eh, la costruzione di questo museo, tanti. Mh, non erano molto d'accordo, nel senso, cosa ci fa un museo sul Ghisallo? Eh, credo che Magni abbia visto bene. Allora, eh, cosa ci fa sul Ghisallo? Un museo del ciclismo è nella sua casa, è l'unico museo che sta su un colle. Questo è vero, ma il Ghisallo è il ciclismo. Il museo non poteva stare che al Ghisallo. È evidente che siamo penalizzati perché, se questo museo fosse a Milano, non avrebbe. Noi diciamo che l'ingresso eh, eh, massimo è stato nel 2019, quando, eh, prima della pandemia, e abbiamo avuto 14.400 rotte ingressi al museo, speriamo quest'anno di arrivare a, a 13.000. È evidente che se fossimo a Milano per fare 50.000 persone, 100.000 persone sarebbe un problema perché venire qua è abbastanza insomma, fuori mano. C'è da dire una cosa, che noi vediamo gente, si potrebbero raccontare mille episodi, non so, di due sposini che hanno preso il taxi a Milano, se fate portare a vedere il museo poi sono tornati in taxi a Milano. Potremmo raccontare di una signora ultra sessantenne che ha fatto cinque anni di risparmi eh, australiana per venire a fare il Ghisalo in bicicletta. Da giù, da giù. No, no, è venuta con, con, con l'aereo eh, ma ha noleggiato la bicicletta a Bellagio ma il suo sogno era fare il ghisano in bicicletta quindi ci sono ma di queste ne potremmo raccontare tanti di questi episodi è evidente che dobbiamo fare in modo per esempio una delle carenze delle grosse carenze che abbiamo è il servizio pubblico cioè uno arriva a Asso in stazione e ha due corse eh sì questo è un altro punto dolente. Esatto. Diciamo. Poi, da Bellagio, poi sì, da Bellagio due corse, mentre invece ci sono un po' di pullman che vanno a Civenna, si fermano a Civenna. E, però uno che arriva da Bellagio, Bellagio che sappiamo che ci sono duemila stranieri al giorno. Il problema è venire su, se vengono su al mattino stanno qua fino al pomeriggio, il museo in un'ora, due ore, si visita, insomma, ecco, non l'appassionato eh, come è successo con un irlandese che è venuto il venerdì mattino e è uscito la sera, al sabato mattino è uscito la sera, a domenica mattina è uscito la sera, non è venuto lunedì perché tornava in Irlanda, secondo me quell'uomo lì ha letto tutto. C'è una ricchezza tutto. notevole all'interno del museo, ma c'è anche una mostra, una iniziativa che si chiama C'era una volta una maglia. In cosa consiste questa, questa mostra che partirà a giorni, credo? Sì, eh, la mostra la inauguriamo sabato pomeriggio alle ore 16, quindi... Il prossimo sì. sabato. Prossimo sabato, dopodomani e Qua mi, mi corre di dire grazie a, a Pellizzoni che è un nostro volontario che sono su ancora ora a lavorare con la direttrice a questa mostra. Abbiamo raccolto circa 180 maglie, 180 rottimaglie di vecchie società, tutte maglie di lana, quindi di, di società che hanno cent'anni, è stata una, una una, una ricerca veramente molto 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 difficile e, e lì molti come me che ho corso negli anni 60 vedranno le maglie che allora gli appassionati quando il ciclismo era uno sport che eh, diciamo, portava tanta gente sulle strade e c'erano anche tante corse. Oggi purtroppo le strade sono difficilmente percorribili con una gara ciclistica. E, e ci sono anche pochi corridori perché è uno sport faticoso, uno sport di fatica impegnativo, molto impegnativo. Molto impegnativo sì. 75 anni fa, nel 1949, Papa Pio XII proclamava la Madonna del Ghisallo patrona dei ciclisti. Avete programmato iniziative per ricordare questo anniversario? Allora, noi come iniziativa in questo momento non abbiamo programmato niente. E di solito, come abbiamo fatto per i 70 anni, queste manifestazioni di ricordo si fanno assieme al santuario e quindi al parroco Don Giovanni e al G.S. Ghisallo. Al momento non hanno parlato del 75esimo, però, quello che possiamo dire è che la Madonna del Ghisallo. Sulla richiesta di Don Ermelindo Viganò nel 1948, eh, Papa, Paolo VI, pratica, Pio, VI praticamente, no, Pio XII, Pio XII scusi, praticamente ha emesso una bolla papale il 14 di, di ottobre del 1949. E, eh, arrivò, il 14 ottobre arrivò la, la fiaccola da Roma benedetta da Pio XII e c'erano Coppi Barteri che hanno fatto l'ultimo pezzo in bicicletta scortando questa fiaccola e questi tre ehm, santuari hanno praticamente copiato da noi andando a chiedere anche loro al Vaticano, al Papa, la bolla papale che dichiarasse che queste tre madonne diventassero potretti ai ciclisti in Belgio cioè in Francia. quei santuari di cui esatto, mi di, prima esatto, di cui siamo vero? stati in Belgio settimana scorsa sì, eh, ma quale gara? importante di professionisti passerà per il Ghisallo quest'anno. Uh, quest'anno passerà al Giro di Lombardia come tutti gli anni. Il Giro Lombardia da quando... Giro d'Italia, nessuna tappa. Il Giro d'Italia, la tappa più vicina è a 200 km. E noi speriamo sempre di avere una tappa e qua voglio dire eh, grazie a... All'amico sindaco di Bellagio eh, che, quando gli ho prospettato di, di, di fare una tappa eh, del Giro d'Italia, da un punto di vista organizzativo e anche economico, mi dice subito di sì, perché vuol dire avere tre ore di diretta. Perché la tappa che chiediamo è un po' difficile da, da avere e da, da poter eh, fare, perché noi chiediamo una tappa a cronometro Bellagio-Ghisallo e ci sono un po' di, di problematiche tecniche non, non indifferenti. Però il giro di Lombardia sicuramente gira. passa e quest'anno dovrebbe arrivare a Como, a cioè Como, a partenza da cui... Bergamo, ma arrivo a Como perché fa, si fa un anno di qua e un anno di là, e eh, non so se quest'anno faranno il muro, senz'altro il Ghisallo, e, oppure se fanno come l'anno scorso, andando a Como, eh, la Sanfermo, scendere. Ehm, brunate scendere, Fermo e arrivare. Oppure se fanno il, uh, il muro, poi il Brunate, la San Fermo e, e l'arrivo come tre anni fa. Certo che ci sarà sul Ghisallo. Sul sarà. Ghisallo c'è senz'altro. Ecco, ma se eh, io volessi visitare il museo del Ghisallo, ecco gli orari come sono? E poi anche il, la quota d'ingresso quant'è? Sì, allora gli orari sono 9.30, 17.30, orario continuato, quindi qualsiasi ora anche perché gli stranieri di solito arrivano di loro il mezzogiorno, uno. Eh, non sono abituati loro a mangiare a mezzogiorno probabilmente, eh, fino al primo di novembre. Dal primo, noi apriamo il primo sabato di marzo e chiudiamo il primo di novembre, eh, cioè il primo di novembre è aperto, chiudiamo il 2 di novembre. La quota sono fino a 8 anni l'ingresso gratuito. Da 9 a 17 sono 3 euro, da 18 a 65 6 euro, da 65 in avanti 5 euro. Per i ciclisti che arrivano in bicicletta 5 euro, hanno un bonus di 1 euro per la fatica di arrivare in bicicletta, e poi ci sono tutte le, le convenzioni con, con le varie organizzazioni che. che Praticano ciclismo come il touring, ci eh, sono una serie di cose. Poi sappiamo che noi abbiamo sempre l'ingresso gratuito per i portatori di handicap e se non sono autosufficienti con un accompagnatore. E poi ricordiamo che per le donne l'8 marzo sarà gratuito: l'8 marzo sarà gratuito, domani li aspettiamo, ne aspettiamo tante donne perché. Eh, io lo dico da qualche anno, fra qualche anno mh, saranno più le donne che vanno in bici da corso che gli uomini. Benissimo, benissimo. Grazie Presidente della Fondazione Museo del Ghisallo, Antonio Moltini, grazie infinite. Grazie a voi, grazie dell'invito e vi aspettiamo, vi aspettiamo quando volete. Fare, fare un giro al museo, noi siamo ben felici e contenti di, di, di riceverlo. Anche perché è un posto veramente incantevole. Direi che è il museo del ciclismo più grande al mondo, con più, noi abbiamo adesso oltre 2000 cimeli, infatti d'inverno siamo chiusi, però eh, lavoriamo per preparare il, il cambio delle, delle, delle collezioni, la sistemazione, insomma c'è sempre, sempre da fare. Grazie. Grazie a voi.